dai ragazzi, siamo veramente stanchi ma felici. Felici, siamo alla chiusura della manifestazione Automoto Retro, prima edizione a Parma, e non potevamo che ospitare Giuseppe, il nostro amico Beppe. Beppe, benvenuto, l'organizzatore, il padre di Alberto. Grazie a voi, mi fa molto piacere essere qui con voi in questo momento, anche perché a chiusura della manifestazione siamo, diciamo, tutti stanchi ma direi felici, visto che questo trasferimento a Parma, che ci ha preoccupato notevolmente negli ultimi 2 mesi, che poi sono i pochi mesi che abbiamo utilizzato per preparare il tutto, si sta concludendo, devo dirlo sinceramente, in modo felice, per cui ok per Parma. Noi siamo felici anche perché abbiamo avuto degli ospiti illustri qui al nostro salottino, dicevamo prima Egidio Borri, altri personaggi di spicco nel mondo dello show, dello spettacolo, e altri arriveranno per la prossima edizione con noi, con la TV, perché abbiamo fatto anche un connubio strano. Siamo alla prima edizione a Parma, ma anche alla presentazione del nostro nuovo network Garage TV con Giuseppe, anche del nuovo, della seconda edizione di Mercato Retro, la serie televisiva. Quindi spero che questa partnership tra di noi abbia portato fortuna a entrambi, sicuramente sarà così, a breve vedrete i video, vedrete un po' di cose. Noi siamo rimasti molto soddisfatti e a tacere tutte le male lingue, che poi lo sottolineerà Giuseppe, che gli passo il microfono, perché si sa, questo è un settore che vive anche di invidia, quindi io non ci facciamo nemmeno caso, Beppe. Secondo me bisogna chiudere, come si dice noi in Toscana, la serratura con un sorriso, perché secondo me l'obiettivo è stato raggiunto, come hai detto prima tu, e vorremmo poi ospitarti sia al nostro evento sia in TV, perché avrei piacere che durante il nuovo percorso della seconda edizione di Parma di Automoto Retro, magari durante i mesi, di dare delle piccole pillole di anticipazione di quello che sarà, così continuiamo questa nostra partnership. Io Davide ti ringrazio, però vorrei che chiudesse la trasmissione Giuseppe, perché Giuseppe è quello che mi ha introdotto nel mondo del, ho sempre amato i motori, però delle auto e delle moto d'epoca, se non c'era Giuseppe ovviamente non ci sarebbe stato tutto questo. Quindi io ringrazio sia Beppe per l'ospitalità della TV, sia Giuseppe per tutto, per la famiglia che si è creata, perché poi anche questo è un mondo che è una famiglia, vero Beppe? Certo. Alla fine è anche il mondo è un po' come quello dell'Harley Davidson, io lo vedo intorno, si conoscono tutti, più o meno è una family. Certo, è un mondo di appassionati dove è bello essere legati, anche perché condividiamo appunto tutti quanti la stessa passione per i motori, per le auto d'epoca e tutto quello che ci fa divertire, pertanto dobbiamo essere uniti. E allora io chiuderei, ti ringrazio ancora Giuseppe, a te la parola di chiudere formalmente il nostro speciale televisivo, la fiera, e soprattutto penso che avrai sicuramente qualcosa da dire anche tu. Allora, intanto per me è una grande soddisfazione avere qua Beppe Giannoglio, perché è il patron di Automoto Retro e stiamo parlando di un'edizione di 40 edizioni. E mi dispiace da una parte che abbiamo lasciato Torino, però dall'altra parte che conferma Beppe che non è stato possibile continuare a avere questa, diciamo, ospitalità all'Ingotto di Torino, però direi che qui quest'anno, e lo dico davanti a Giannoglio, è stata una manifestazione un po' ridotta, però ridotta che con un grande soddisfazione, come io penso che loro hanno, in un mese e mezzo non potevano fare di meglio da organizzatore, io lo parlo, non certo ai livelli della famiglia Giannoglio. Però un altro anno sono sicuro si sceglieranno delle date adeguate, si sceglieranno dei padiglioni ancora più grandi, perciò dai 50.000, correggimi Beppe, dei 50.000 metri quadrati di esposizione le avremo anche a Parma. Cosa ne pensi? Io spero proprio di poter fare quello che stai dicendo, anche perché, come dicevo prima, la mancanza di tempo che abbiamo avuto per preparare quello che avremmo voluto, ce l'abbiamo avuto, è stato un problema insomma. Per cui il prossimo anno speriamo proprio di riuscire ad avere in date diverse, cioè in modo autonomo, non abbinati ai mercanti in fiera, più padiglioni, di conseguenza poter ospitare tutti gli espositori che qualcuno non è venuto per mancanza di tempo come preparazione anche per loro, qualcun altro magari, io posso riconoscere,
per scetticismo, perché un trasferimento del genere è sempre una cosa che può essere traumatica, pertanto hanno preferito stare dalla finestra. Però devo aggiungere che oggi pomeriggio, dopo che hanno avuto notizie positive di ieri e di stamattina, qualcuno mi ha telefonato dicendo: ti assicuro che il prossimo anno ci sarò. Di conseguenza è una cosa positiva per noi. Perciò io, che dire, da padre di famiglia penso che quando uno faccia un trasloco una buona parte rimanga in magazzino, i cartoni. Perciò la famiglia Giannoglio ha ancora dei cartoni nel magazzino. Perciò un altro anno usciranno. Perciò per quelle persone che hanno detto peccato che era piccolo, siate fiduciosi. E perciò da Automoto Retro di Parma, edizione 2003, un saluto a tutti e ci vediamo a Mercato Retro ad Imperia il 9, 10 e 11 di giugno. Un saluto a tutti, grazie Giannoglio. Grazie a voi. Grazie. Mentre Giuseppe nel suo mondo, la mia paura lo controllo, perché è questo. E non vorrei fare la caduta, quindi va controllato bene. Perché lui ora è in un mondo tutto suo. Qualche di applausi. Abbiamo perso Giuseppe. Abbiamo perso, dove sono? Eccolo lì. Dove la butta? Ah, boh. E lì è massiccio da biliardo, E c'è anche il biliardo in realtà virtuale. No. Basta, sono arrivato. Sei arrivato? Ho male alla gamba. No, ora a sedere. Comunque l'esperienza simpaticissima.